Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Economia, speciale eventi, manifestazioni, cultura. Ne parleremo con degli ospiti importanti questa sera. Insomma, lo sapete, lo abbiamo visto tutti, sta ripartendo il turismo, i principali trend di settore ci stanno parlando di questo, ci stanno dicendo questo e tornano ovviamente anche le offerte culturali, gli eventi, le manifestazioni e questa sera vorremmo un po' esplorare, partendo dal centro di Verona, anche alcuni eventi che interessano la provincia. E allora andiamo a vedere subito, accompagnati anche da due slide, vediamo il titolo della puntata di questa sera, Turismo ed Eventi, Verona riparte, gli ospiti di questa sera sono, e vado subito a presentarli, Carlo Mangolini, direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese. E lo saluteremo a brevissimo. Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni e alla promozione turistica del comune di Bussolengo. Sì, Buonasera. e Riccardo Zanini, organizzatore di Lessini Out Days. Eccoli qui nella panoramica. Benvenuti. Grazie. Buonasera, Grazie. grazie. Ricordiamo brevemente cos'è Verona Network. Verona Network è un'associazione che mette insieme oltre 60 soci istituzionali a Verona e con lo scopo chiaramente di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete e creare relazioni è la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro. Verona Economia è anche un settimanale multimediale, oltre che un sito internet quotidiano e ovviamente questa sera parliamo di turismo. Inutile dire che, come ci stanno dicendo questi dati di Unioncamere Veneto, Venezia e Verona assorbono quasi la metà dell'industria turistica regionale, sia in termini di imprese che di occupazione. Qui ci sono dei dati importanti, vedete la penultima colonna a destra riguarda proprio la nostra Verona, che è posizionata sempre molto bene all'interno di questo macro settore, e qui ci sono sempre dagli stessi dati anche alcuni fattori di trend. Diciamo che le persone che hanno risposto all'indagine di Unioncamere dicono che per il quarto motivo per il quale vengono nella nostra regione e quindi anche nella nostra città è assistere ad un evento, e il quinto praticare sport, insomma è al primo posto per il patrimonio monumentale e artistico. Questa sera con i nostri ospiti coniugheremo questi fattori perché le proposte di cui ci parleranno condensano appunto tutti e tre questi principali indicatori motivazionali. Partirei allora da Carlo Mangolini, direttore appunto dell'Estate Teatrale, Estate Teatrale che, come vediamo qui tra poco dal sito internet Daily, è stata presentata appunto a inizio giugno con una conferenza stampa a Palazzo Barbieri in Sala Razzi, insomma al Teatro Romano, 3 mesi di spettacoli con l'estate che torna per la sua 74esima edizione, finalmente con la possibilità di riempire in toto il Teatro Romano. Partiamo da qui allora. Sì, per me che sono appunto stato nominato direttore artistico poco prima della pandemia, è la prima estate, dico sempre vera, no? La prima estate in cui finalmente il Teatro Romano ritorna alla sua capienza di 1.700 spettatori e quindi è un segnale anche questo dopo 2 anni in cui abbiamo avuto delle capienze di meno della metà della capienza normale. Per cui abbiamo costruito un programma che in qualche modo andasse incontro al pubblico in un anno, che è un anno a tutti gli effetti della ripartenza per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo. 74esima edizione, giustamente, ma la 74esima edizione è legata al Festival Shakespeariano che nasce appunto al Teatro Romano, che ha portato negli anni allestimenti importantissimi da tutta Italia e da tutto il mondo, con grandi protagonisti della scena nazionale ed internazionale. Quest'anno inauguriamo il Festival Shakespeariano l'1 e il 2 di luglio con una prima nazionale e una coproduzione dell'Estate Teatrale insieme al Teatro Stabile di Trieste, ed è Il Mercante di Venezia, un grande classico shakespeariano che insomma normalmente incontra sempre un grande favore da parte del pubblico. La particolarità di questa edizione è che il protagonista sarà
uno dei più importanti attori della scena teatrale italiana, che è Franco Branciaroli, e sarà diretto da Paolo Valerio, che è, come dire, un veronese eccellente, che appunto da un poco tempo, è stato un anno a questa parte, direi, è stato nominato proprio direttore artistico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Quindi una grande partenza nel segno proprio della tradizione del classico. Diciamo che il Festival Shakespeareano quest'anno ha tre declinazioni, appunto una proposta più classica che è Il Mercante di Venezia, una più pop, più popolare, ed è Alessandro Preziosi che farà una rivisitazione del Giulio Cesare di Shakespeare, visto dai personaggi minori che in qualche modo raccontano le Idi di Marzo e questo episodio storico che Shakespeare ha reso un capolavoro teatrale. Sarà il primo di una trilogia che Alessandro Preziosi ha realizzato per il Festival e che realizzerà dal 2023 per il prossimo triennio, e quindi anche qui un grande protagonista della televisione, del cinema e del teatro, con un progetto in esclusiva per il Festival che debutterà in Prima Nazionale il 7 e l'8 di luglio. L'11 di luglio, ultimo appuntamento shakespeariano, invece più contemporaneo, è una riscrittura di Romeo e Giulietta, R+G è il titolo, fatta da un regista ed un autore contemporaneo che trasferiscono la storia romantica più famosa e che tanto identifica la città di Verona e in una realtà contemporanea, quindi trasferiscono l'azione storica nell'oggi. Ecco, questo è il programma del Festival Shakespeareano, ultimo titolo che abbiamo, invece ci spostiamo nella terrazza di Giulietta al Teatro Nuovo, e sarà Il racconto d'inverno, un titolo non famosissimo ma molto affascinante, anche perché questa edizione sarà un'edizione fatta con i burattini, per cui teatro di figura per un pubblico trasversale, che quindi coinvolge eventualmente, se vorranno, anche i bambini. Esatto. Anche i giovani. C'è una bella novità, perché da poco è stato inaugurato anche un nuovo sito internet dove trovare tutti i riferimenti. Guardiamolo, eccolo qui, Estate Teatrale Veronese, con Marco Paolini, che sarà uno chiaramente degli ospiti, quindi qui trovate veramente tutto, i prossimi eventi, esatto, il calendario completo, le news. Quindi davvero un portale che dà un riferimento preciso e trasversale appunto su questa preziosa offerta. Anche da qui, dalla comunicazione, passa una fetta importante del successo degli spettacoli. Assolutamente, noi in questi anni abbiamo proprio lavorato moltissimo per intercettare il pubblico giovane, per cui quest'anno abbiamo una social media manager, cioè una persona che si dedica appositamente ai social. Abbiamo rivisto completamente il sito, che era insomma un po' datato, e quindi per creare anche un'immagine coordinata, riconoscibile immediatamente da parte del pubblico. Come giustamente dicevi, ci sarà Marco Paolini, che è un altro grande protagonista che torna a Verona. Marco Paolini e i Momix sono un po' due artisti simbolo del teatro romano, e quindi in una edizione della ripartenza non potevano mancare. Paolini farà un nuovo lavoro che debutta anche qua in Prima Nazionale, che si chiama Boomers. Le date sono, le leggo perché ormai non mi perdo, 15-16 luglio. E invece i Momix faranno 12 giorni dal 6 al 18 di agosto, anche qui con un meglio delle loro creazioni, che sempre incontrano il favore del pubblico e tanto appassionano gli spettatori. E allora andiamo a vederci anche il saluto di Alessandro Preziosi, di Marco Paolini, anche di Balasso. Insomma, un contributo di qualche minuto vale la pena, visto che spendono veramente belle parole per l'organizzazione e per quanto il Comune di Verona sia riuscito, assieme ad altri partner, Arteven, il sostegno della Regione Veneto, di AGSM, IEM e ovviamente altri partner, questa offerta preziosa per il nostro territorio. Sentiamo. Buongiorno a tutti e bentrovati. Mi dispiace non essere lì con voi per poter condividere in questo momento l'emozione e l'adrenalina della presentazione del programma teatrale dell'estate veronese. Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Carlo Mangolini, al quale sono infinitamente riconoscente, insieme alla società di cui faccio parte, Cora Teatro, perché anche quest'anno mi ha affidato l'arduo compito di entrare dalla porta secondaria
in una tragedia shakespeariana estremamente complessa, di indubbia attualità, che è il Giulio Cesare. L'anno scorso, con lo spettacolo Otello dalla parte di Cassio, abbiamo cercato, insieme a Tommaso Mattei, di raccontare l'esperienza di un sopravvissuto, l'esperienza della vita dell'altro, cioè di colui che non è il protagonista della storia, l'Otello, ma che in qualche modo riesce, attraverso il suo punto di vista, a farci entrare nella incredibile raggiera emotiva e contraddittoria che accompagna quasi tutti i personaggi delle tragedie shakespeariane. In questo caso, nello spettacolo Il mio cuore è con Cesare, abbiamo cercato di entrare nel mondo emotivo, manipolatorio, contraddittorio e politico della figura di Marcantonio. Tutti conoscete l'orazione funebre che accompagna la morte di Cesare, all'interno della quale si dipana tutta la storia politica, umana e ambivalente di tutti i personaggi che accompagnano la storia del Giulio Cesare. Il tentativo è stato quello di raccontare un'emozione, un sentimento specifico, che è l'ambizione. L'ambizione per definizione non ha colori pieni, sono invece colori fatti di ombre, dove il bene e il male si alternano e si passano un testimone di grande ambivalenza comportamentale, di grande ambivalenza teatrale. Vorrei continuare per ore, anche perché finalmente sono arrivato al minuto e mezzo di questo incredibile exploit virtuale che mi tocca fare a distanza. Quindi mi fermo qui, ringrazio tutta la città di Verona, l'assessorato, il sindaco, ma soprattutto lasciatemi ringraziare il pubblico, perché ogni volta che sono salito in quel lago artificiale fatto di tavole di palcoscenico, ho guardato in alto, l'emozione me la sono portata per diversi mesi. Ed è un'emozione salutare, un'emozione fatta di approfondimento culturale, umano, ma soprattutto di condivisione. Grazie di cuore e ci vediamo il 7 e l'8 luglio. Arrivederci. Buongiorno, bentrovati. Torno al Teatro Romano. Dopo più di 20 anni, mi pare fosse il 99, Bestiario Italiano, la mia prima volta con un debutto importante in quel teatro, con uno spettacolo nuovo. Poi ritorno nel 18 con Il calzolaio di Ulisse, che poi è diventato Nel tempo degli dèi. Spettacoli impegnativi per me, ma anche commisurati a quel luogo. Torno quest'estate, Boomers, titolo provvisorio. Un lavoro completamente nuovo che parte dalle riflessioni del Bestiario Italiano sul cambiamento del paesaggio, però via via prende la sua strada. La mia voglia di raccontare il presente è anche quella di riprendere un filo, quello degli album, del filo di memoria. Sono molti anni che non racconto in chiave di memoria. Sarà tanta la musica, avrà un ruolo importantissimo. Ci sarà con me sul palco la Iole, nelle sembianze di Patrizia Raquidara, a cui affido la voce di Iole, il canto di Iole, l'atmosfera del bar della Iole, nel quale le cose accadono ed è proprio la sua voce che le fa accadere. Tutto questo nella mia testa adesso. Comunque sono contento di tornare, di immaginare di fare di nuovo il teatro in quel luogo e vi aspetto. Ciao a tutti, chiedo scusa per non essere lì, ma sono in giro in tournée. Intanto lasciatemi dire che sono contento di ritrovare amici che vogliono bene al teatro, lo stabile di Verona, Mangolini, gli amici di Ippogrifo, la Barbara Baldo e ovviamente l'amico regista Alberto Rizzi. Da tanto tempo pensiamo a un progetto assieme, è arrivata l'occasione, lui mi ha telefonato, mi ha detto: visto che ci hai messo 60 anni per imparare a recitare, insomma, metti a frutto questa tua nuovissima capacità e mettiamo su uno spettacolo drammatico, uno spettacolo tragico.
Questa mi sembra la prima cosa da dire, perché è giusto andare a teatro senza aspettarsi cosa si vedrà, ma è sbagliato andare a teatro aspettandosi un'altra cosa. Quindi è importante capire che qui non mi esibisco in qualità di comico, ma metto a servizio diciamo il mio lavoro di attore in uno spettacolo tragico, drammatico, diretto dall'amico Rizzi, che è un apprezzato regista di teatro, ma oggi è apprezzato anche al cinema. Noi partiamo da questo lavoro che si basa sulla qualità e spero che il tutto verrà apprezzato. Non vedo l'ora di essere lì a Verona con voi. Ciao a tutti, sono molto contenta di tornare a Verona e interpretare per la prima volta una Giulietta sulle musiche di Tchaikovsky, una nuova creazione mondiale di Simone e Sasha, insieme a mia figlia Giulia. Per la manifestazione teatrale veronese danzerò quindi in questa creazione insieme a mia figlia e anche un pezzo sulle musiche di Berlioz di Uwe Scholz. A presto! Ciao. E con il bel sorriso di Eleonora Bagnato e la figlia, insomma, torniamo in studio e passiamo dalla città alla montagna, perché il 2 e il 3 luglio torna finalmente, dopo 2 anni di assenza, Altalessina Outdays, lo sport outdoor per tutti, organizzato da altalessina.com insieme ad altri partner, e questa sera abbiamo proprio qui Riccardo Zanini, che è l'organizzatore. Benvenuto Riccardo di nuovo. Grazie Matteo. Allora, visto che siamo in tema di video, così farei partire altri 30 secondi per lanciare un piccolo trailer di presentazione di ciò che potremmo vedere e gustare dal punto di vista anche visivo, visto il panorama, il 2 e 3 luglio prossimi ad Erbezzo in Lessinia. We gonna break up. Then we make up, keep it all over, babe. Un evento pensato fin dall'inizio per le famiglie, per gli amanti della montagna e dello sport, un bel mix. Sì, certo, è un evento che nasce nel 2017 con la sua prima edizione, proprio con lo scopo di promuovere il territorio della Lessinia e i suoi paesaggi con lo sport all'aria aperta e creando delle occasioni per tutti per vivere questo bellissimo territorio attraverso l'attività sportiva e l'attività all'aria aperta. E siamo alla quarta edizione dopo 2 anni di stop e riproponiamo lo stesso identico concetto in un weekend concentrato di occasioni per fare sport, per divertirsi all'aria aperta e scoprire al contempo la Lessinia, che merita veramente. Tantissime iniziative, ce n'è una molto curiosa, lo dico anche ai nostri ospiti, la Zimbar Race. Insomma, una corsa particolare, una prova di forza anche. Diciamo di sì, è una gara unica nel panorama. Vediamo anche delle italiano. Foto, nel frattempo chiedo alla regia di mandare, mentre il sito internet, sì, ci sono anche delle foto che mostrano un po' gli eventi e anche in particolare alcune immagini della Zimbar Race e di altre attività per i più piccolini. Prego Riccardo. Sì, grazie. La Zimbar Race è proprio una gara di corsa in montagna che però si caratterizza a livello nazionale in modo particolare, perché è una gara che si svolge su 3 percorsi diversi. 2 percorsi sono dedicati ai trailer, quindi ai runners che vogliono solcare i sentieri delle nostre montagne, con 2 percorsi molto impegnativi, da 15 km o da 36 km, quindi solo per gente tosta, insomma, non per me e te, Matteo, diciamo no, così. No, per me no. Ma fin dalla prima edizione abbiamo sempre mantenuto la variante che quest'anno abbiamo chiamato Original, che è quella che ci rende unici, cioè uniamo la corsa a delle prove di forza e abilità che raccontano i mestieri rurali di una volta in montagna.
Quindi, oltre a fare 7 km di corsa, gli facciamo tagliare i tronchi, rotolare le balle di fieno, trasportare l'acqua con la derla e trasportare la legna con la sgroia. Quindi sono veramente impegnative, ma allo stesso tempo ci permettono di far passare dei messaggi legati alla cultura di montagna che noi ci teniamo moltissimo. La montagna, la Lessinia è ruralità, è un territorio plasmato dall'uomo e per noi è importante che questa cultura passi anche alle nuove generazioni che vedranno degli atleti cimentarsi in queste prove, ma allo stesso tempo permettiamo al nostro territorio anche di raccontarsi. Ecco. E qui vediamo proprio il sito internet lessiniaoutdays.it, dove si possono trovare tutte le informazioni del caso, ci si può iscrivere alla Zimbar Race, appunto a questa gara, sì, di cui ha parlato pochi istanti fa Riccardo, e qui ovviamente il programma completo con tutte le varie possibilità. Vediamo sedute di yoga, sessioni di aerobica, trekking, insomma davvero un programma molto completo dal punto di vista sportivo anche. Sì, in tutte le edizioni abbiamo sempre integrato all'interno del programma molte possibilità appunto per fare sport, per scoprire il territorio. La maggior parte di queste sono totalmente gratuite, partendo dalle escursioni di trekking fino alla parete d'arrampicata per i bambini, che saremo e saranno guidati e supportati dagli esperti istruttori di King Rock. Poi avremo una decina di aree sportive e di divertimento e di gioco gratuite grazie alla partnership con Decathlon, che ci fornisce i materiali e che dal 2017 ci segue con queste aree sportive, sempre molto molto seguite dai ragazzi e dai bambini. Avremo anche delle aree dedicate ai bikers, quindi grazie alla TDM School di Lugo di Stallavena ci saranno dei corsi di mountain bike per bambini, uscite in e-bike guidate, fino ad arrivare appunto all'aerobica, allo yoga, al jumping, a tutte quelle possibilità che ci permettono sì di fare sport, di farlo in montagna all'aria aperta, e speriamo di goderci delle bellissime giornate di sole. Grazie Riccardo, torneremo in montagna tra poco, ci spostiamo più in pianura vicino al lago di Garda con Massimo Girelli, appunto assessore al comune di Bussolengo, tra le altre deleghe appunto anche quella alle manifestazioni e alla promozione turistica. E davvero Bussolengo non l'abbiamo scelto a caso perché è uno dei comuni dell'Interland, della provincia veronese, più attivo dal punto di vista dell'organizzazione di eventi, partendo proprio da un'estate a Villa Spinola. E qui vediamo proprio una immagine, chiedo magari alla regia di mandarla direttamente da monitor, visto che risulta magari anche più pulita. Un programma che dura dal 24 giugno, quindi che parte da stasera fino al 27 luglio. Vediamo letteratura, musica, cinema, teatro, insomma ce n'è per tutti i gusti. Devo dire un grande lavoro di squadra anche con la collega assessore Valeria Quinta, che lei ci tiene moltissimo a Villa Spinola e si è spesa tantissimo, e bisogna darne atto, per creare veramente un programma importante e variegato. Come si diceva, musica, letteratura, teatro, cinema, e con il coinvolgimento anche di realtà locali come la banda del comune in Bussolengo, che quest'anno festeggia i 170 anni, quindi farà dei concerti ad hoc. Sono già iniziati i festeggiamenti che si protrarranno per tutto l'anno, però naturalmente sono all'interno del contesto anche di Villa Spinola. Le associazioni anche comunque locali, perché proporranno due serate teatrali, compagnie di teatro, compagnie di danza e poi anche spettacoli di un certo tipo, perché il primo luglio ospiteremo da Agenda Amico, Reduce da Sanremo, no? Da Sanremo, dove si balla, insomma, un po' tutto, no? Esatto, quindi una grande ospitata. Poi andremo ad un grande cantante, perché ci sarà l'omaggio a Mogol e Battisti, Il mio canto libero, che l'anno scorso era stato ospitato al Teatro Romano. E poi andiamo anche sul cabaret, perché ospiteremo Max Angioni, che anche lui reduce da Zelig e tutte queste. E anche da Iol mi sembra. Da Iol, esattamente. Sì. Il programma, insomma, dove l'importante è non ridere. Esatto. Dal 24, quindi da questa sera al 27 luglio,
e 16 date, quindi ce ne sono per tutti i gusti e in tutti i giorni della settimana. Ma non è finita qui, perché Bussolengo si è spinta oltre, ci sono diverse iniziative. Chiedo alla regia di mandare proprio anche l'immagine successiva che ci parla, diciamo, anche tra le altre di questo, ma forse ancora prima abbiamo, eccola qui, domani la notte sera delle piazze, giusto? Sì, nelle piazze. Domani sera, la notte nelle piazze, è un'iniziativa che prevede 4 eventi in 4 piazze in un'unica notte. E l'avevamo organizzata l'anno scorso quasi per scherzo, quando eravamo un po' più limitati, quindi c'erano problemi anche di accesso a determinati eventi. Bussolengo abbiamo la fortuna di avere più piazze, quindi abbiamo detto perché non proporre e cercare di far vivere tutti i quartieri di Bussolengo e fare contemporaneamente una festa in ogni piazza. L'abbiamo fatta, è venuta molto bene, in collaborazione con Proloco di Bussolengo, sempre molto attiva e al nostro fianco nelle manifestazioni. Quest'anno la riproponiamo, piazza 26 aprile. C'è proprio, dopo una foto, chiedo alla regia, di c'è un'immagine proprio con le quattro piazze, quindi prego, Assessore. Sì, piazza 26 aprile con cucina tipica veronese, l'Intrepidors Band, poi abbiamo piazza del Grano con le cucine che sono gestite dalla nostra Proloco, gli spettacoli di danza delle nostre realtà appunto di ballo di Bussolengo. E piazza dello Zodiaco, cucina bavarese e il gruppo Novel, che ha partecipato anche a X Factor nel 2012, e l'ultima piazza a San Vito al Mantico con il Sangue Blues, un altro gruppo locale, e cucina americana. Quindi abbiamo cercato anche, oltre a differenziare la musica, a differenziare anche l'offerta culinaria, insomma. Davvero interessante. Chiuderei questo viaggio con l'evento, diciamo, di inizio luglio. Beh, c'è la Notte Bianca, ancora prima avevamo visto un altro evento ancora, quello sul ponte, tra Pescantina e l'aperitivo sul ponte, tra Pescantina e Bussolengo. Sì, 8, 9, 10 luglio, in collaborazione con il comune di Pescantina, con il quale condividiamo un ponte, e il coinvolgimento della Fondazione Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo. E facciamo questo aperitivo, nato 2 anni fa, da volontà delle due amministrazioni, proprio sul ponte, quindi il ponte viene chiuso, ci sarà possibilità di ascoltare musica, naturalmente assaggiare anche dei prodotti, anche delle bevande a base di pesca, perché la pesca, siamo nel periodo delle pesche, e Bussolengo, insomma, ne sa qualcosa, insomma. E musica, quindi aperitivo, la cosa bellissima è che se c'è bel tempo, vedere il sole che rispecchia nell'Adige al tramonto è veramente molto molto bello. Naturalmente ci sono intrattenimenti anche per bambini, perché pensiamo sempre ai grandi ma anche ai piccini. Chiuderei con la Notte Bianca e poi tornerei dal direttore Mangolini. Un altro evento, insomma, che coinvolge la città di Bussolengo e non solo, chiaramente, perché vengono un po' da tutte le zone limitrofe, dai comuni limitrofi per questo evento. Sì, la Notte Bianca riprende, perché l'ultima siamo riusciti a farla nel 2019, quindi pre-pandemia, riprende e riprende alla grande, perché come sempre ci sarà il coinvolgimento di tutte le attività commerciali, il coinvolgimento di tutto il centro storico con più punti musicali, possibilità anche di vedere dal vivo le associazioni sportive del paese, perché anche loro faranno delle presentazioni di quello che sono le loro attività, e naturalmente c'è la possibilità di acquistare, anche perché siamo in periodo di saldi, in tutte le attività commerciali del paese. Nel frattempo è passata anche, diciamo, a monitor, sono passate alcune immagini che riguardano un evento di cui parleremo tra poco, quindi si tenga caldo, Assessore, che torneremo anche a parlare di questa lunga tavolata che abbiamo visto in anteprima, appunto, sempre sul nostro monitor, sul nostro schermo. Tornerei dal direttore Mangolini, perché Verona, lo dobbiamo dire, è stata capace di organizzarsi, di ripartire dopo 2 anni, lo sappiamo, difficilissimi, e offrire davvero una serie di eventi, non da ultimo il Festival della Bellezza, per esempio, che ha terminato la sua prima parte, lei ha partecipato alla conferenza stampa.
c'è il Festival Areniano, tra poco vedremo anche un servizio realizzato dal nostro collega Alessandro Bonfante. Insomma, non era semplice ripartire, non era semplice ripartire in sinergia, e voi ci siete riusciti. Assolutamente, l'amministrazione comunale, nello specifico l'assessore Francesca Briani, l'assessore alla cultura, ha proprio creato sistema, cioè uno degli obiettivi da quando sono diventato direttore che mi è stato dato è proprio quello di creare sinergia con tutte le realtà del territorio. Il Teatro Romano è uno straordinario contenitore, e abbiamo citato il Festival Shakespeareano che è un po' il suo fiore all'occhiello, però dicevi giustamente il Festival della Bellezza che si è concluso lunedì scorso con appuntamenti importantissimi da Recalcati a Morgan, con risultati anche eccellenti in termini di presenze. È iniziato il Festival Jazz, che è un altro appuntamento tradizionale, c'è stato Fresu, e poi domenica e lunedì ci saranno due grandi protagonisti internazionali che sono Avishai Cohen e Aldi Meola, e poi Rumors. Ieri sera ha debuttato appunto questa rassegna che è più legata ai linguaggi, alla musica, diciamo così, crossover di generi, e ha inaugurato Elio con un omaggio a Iannacci. E poi ci saranno due grandi protagonisti internazionali a luglio, che sono i Black Pumas, che sono in programma il 4 luglio, e il 23 luglio i Kings of Convenience. Però appunto non soltanto gli appuntamenti principali del festival, abbiamo visto prima nel filmato la Eleonora Bagnato, per cui la danza è una grande protagonista, quest'anno danza anche di sapore shakespeariano, per cui Eleonora Bagnato il 19 e il 22 luglio farà un programma esclusivo sulla figura di Giulietta, chiaramente, e appunto sarà presente anche come guest star la sua bambina che si esibirà appunto nel ruolo di una giovanissima Giulietta. Poi ci sarà un Otello in tango, perché appunto anche questo linguaggio è molto amato dal pubblico, e quindi una versione di questo spettacolo che traduce in danza la passione, il dramma della gelosia, e questo sarà in programma invece il 26 di luglio, e poi il 4 agosto un Reliar invece in salsa contemporanea. Poi ci saranno appunto tanti appuntamenti collegati alla programmazione principale. Dicevamo il Festival della Bellezza, che torna poi a settembre con altri grandi protagonisti, ma anche Venerazioni, organizzato da Box Office. Ci sarà una grande protagonista di questa stagione televisiva e teatrale, che è Drusilla Foer. Ci sarà per il Festival della Bellezza appunto Fiorella Mannoia, ci sarà Annalisa per Venerazioni, insomma veramente un elenco lunghissimo di appuntamenti praticamente ogni sera. Ricordo ancora 12 serate di Momix, per cui veramente per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di vederli. Un omaggio a Frank Zappa fatto dalla Big Band Ritmo Sinfonico Città di Verona, che andrà in scena invece il 3 di luglio. Un altro evento legato all'organo contemporaneo, perché è uno strumento che normalmente viene associato no, ai luoghi sacri, invece ci sarà questo Cameron Carpenter, che è un innovatore di questo genere, e quindi sarà il 27 di agosto al Teatro Romano. Insomma, siamo veramente contenti, perché quest'anno abbiamo visto i primi appuntamenti del Festival della Bellezza, il pubblico ha proprio il desiderio di riprendere la normalità, ecco, cioè dopo anni di mascherine, Green Pass, cioè entrare nei luoghi di spettacolo era veramente un'avventura. Esatto, vedere il teatro pieno, il bar che è ritornato, cioè tutta la normalità, cioè quello che in questi due anni di resistenza, perché ricordiamolo, comunque abbiamo fatto dei numeri importanti, comunque con tutte le limitazioni del caso, però è proprio il sollievo di essere ritornati senza mascherine, liberi di stare vicini anche, no? Di vivere come spettatori l'esperienza
di vedere un evento dal vivo. Io mostrerei proprio anche a questo punto il sito festivaldellabellezza.it, dove si possono trovare tutti i riferimenti con gli spettacoli. Ha ricordato il direttore Mangolini, la prima fase che riguarda gli spettacoli a Verona è terminata, con l'ultima data con Carlo Lucarelli proprio qualche giorno fa, il 21, e adesso itinerante a Vicenza, Milano, l'Anfiteatro del Vittoriale, e tornerà a Verona a settembre con Fiorella Mannoia al Teatro Romano, come è stato ricordato. Anzi, forse prima, ho saltato qualche data, mi sono dimenticato. No, torna molto prima a Verona, per fortuna, a metà... A settembre. A settembre, corretto. No, corretto, ho letto male. A settembre. Saranno due concerti con Fiorella Mannoia e Samuele Bersani, e poi gli appuntamenti letterari con grandi protagonisti della cultura italiana, come nello stile del Festival della Bellezza. Ricordiamo Alcide Marchioro, che il direttore artistico di questo programma. Non dimentichiamoci che in tutto questo c'è anche un festival aregnano, e domani sera debutta il Nabucco, ne abbiamo parlato anche sul sito veronadaily.it, eccolo qui, torna il Colossal al 99esimo Arena di Verona Opera Festival 2022, e alla conferenza stampa che si è tenuta qualche giorno fa era presente il nostro collega Alessandro Bonfante, quindi guardiamoci il suo servizio. Presentato questa mattina in Arena il terzo titolo in scena al 99esimo Opera Festival Nabucco, che torna nella spettacolare produzione cinematografica e risorgimentale di Arnaud Bernard, che colloca la vicenda negli anni in cui fu composta l'opera. Un Nabucco spettacolare, pensato per far divertire il pubblico e per far ovviamente ascoltare la grande musica di Verdi, ma davvero uno spettacolo che ha sempre catturato per la grande vivacità, per i grandi effetti scenici, per la spettacolarità. Un Nabucco grandioso e spettacolare. Sul podio areniano sale il maestro Daniel Oren, direttore appassionato e beniamino del pubblico. Questo Nabucco è sempre un'emozione, questo anno è un'emozione ancora più grande, perché dopo questi 3 anni di sofferenza e di dolore per tutti noi, e per me personalmente ogni opera che ha da fare con la storia di Israele e del mio popolo naturalmente mi parla molto profondamente e mi crea grandi emozioni dentro. Come questo Nabucco parla del mio popolo, e poi c'è il va pensiero che è il punto culminante dell'opera, non è l'aria di Nabucco che è il punto culminante, ma il punto culminante è il va pensiero. Ma dove c'è un'altra opera nel mondo dove il pubblico in quel punto là vorrebbe, e alle volte lo fa, si alza e canta insieme con noi il bis? Non esiste un altro genio che ha scritto, che è arrivato a questi livelli. Perciò la più grande emozione di rifarlo qui, perché è diverso rifarlo qui che rifarlo a un teatro chiuso, ve lo assicuro che è diverso. Insomma, confermava le parole che abbiamo appena detto, anche un festival aregnano che torna, e quanto è stato importante anche dare un messaggio con quei 6.000 posti in arena che... insomma, ripartiva un po' tutto, anche quello è stato fondamentale. Lì è stata proprio anche questa una volontà dell'amministrazione nel dire, nonostante tutto, dobbiamo esserci, perché Verona è una città di spettacolo da sempre, quindi era un segnale importante da dare, è stato dato, i risultati con quelle capienze sono comunque stati importanti, per cui è veramente una gioia per tutti noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, riprendere quindi il Teatro Romano, l'Arena, ma insomma Verona è una città talmente densa di appuntamenti e di eventi che ogni sera c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Torniamo invece in Lessinia, perché la montagna veronese ha riscoperto anche un pubblico, a causa anche della pandemia, un pubblico locale che per limitazioni anche di movimento nella prima fase della pandemia si è spostata, diciamo, sul territorio montano, e magari ha iniziato ad apprezzare forse di più un trend che è quello del turismo sostenibile. Se ne parla molto, potrebbe essere uno dei filoni del turismo del futuro,
Riccardo, credete molto anche in questo aspetto, cioè a tornare a una fruizione del territorio anche attraverso proposte culturali e sportive che tenga conto dell'effetto slow, quindi del lento, del in qualche modo l'apprezzare, ecco, anche la natura e il paesaggio che ci sta attorno. Assolutamente sì, Matteo. Se me lo permetti, voglio aggiungere due dettagli al mio intervento di prima, sì, e poi sì, mi ricollego al tema. Questo evento è reso possibile. Il Cine Out Days. L'evento Altale Cine Out Days del 2 e il 3 di luglio, appunto ad Arbezzo, è reso possibile da due fattori molto importanti. In primis, la stretta e importante collaborazione con l'amministrazione comunale, che ci mette nelle condizioni di poter realizzare un evento importante ed impegnativo, ma grazie al loro aiuto ci riusciamo, e ad un team di giovani che abbiamo coinvolto per questa quarta edizione, che si stanno mettendo veramente in gioco per riuscire a realizzare un evento importante che ha bisogno di all'incirca 70-80 volontari che ci aiutino sui percorsi, per le escursioni, nelle aree sport. Quindi è un paese intero che si mette in gioco, anche grazie agli stessi ristoratori del luogo che ci gestiscono il service food in piazza, oltre ad avere i loro ristoranti attivi in questi periodi. Quindi grazie al paese e grazie all'amministrazione comunale. La sostenibilità e il turismo slow, noi ci crediamo profondamente. Questo evento nasce fin dal 2017 con un grande imprinting legato alla sostenibilità e abbiamo da sempre redatto un manifesto e un protocollo di azioni legate alla sostenibilità, alle quali cerchiamo di attenerci al massimo, che vanno nella direzione di ridurre il consumo di risorse, di ridurre al minimo i rifiuti e possibilmente a zero la plastica e di andare ad utilizzare sempre di più mezzi che ci permettano di impattare meno possibile sull'ambiente. Colgo l'occasione per dire che quest'anno, all'interno del parco naturale dove andremo a svolgere gran parte della gara di corsa, ci muoveremo con mezzi 100% elettrici, e proprio per impattare il meno possibile sull'ambiente, che per noi è fondamentale perché ci viviamo in Lessinia, ma che crediamo che sia una tematica attenta, su cui sono attenti veramente tutti. Abbiamo eliminato le bottigliette d'acqua, quest'anno nessun atleta avrà una bottiglietta d'acqua. Tutti portano le loro borracce, in piazza ci saranno dei distributori gratuiti di acqua, quindi se venite in Lessinia portatevi la borraccia e riempitevela. Noi crediamo che anche questi piccoli segni insegnino ai bambini cose fondamentali. Dobbiamo ridurre l'impatto ambientale che produciamo con i nostri mezzi quando ci spostiamo, il più possibile, e ridurre i rifiuti. Lo facciamo nel nostro piccolo, ma ci crediamo e lo portiamo avanti da 4 anni. È impegnativo, ma voglio dire, è una scelta che bisogna provare ad essere il più coerenti possibili con questa scelta. Il turismo in Lessinia sta ripartendo tantissimo, tutte le strutture ricettive in Lessinia stanno lavorando e stanno ripartendo dopo questi 2 anni. E noi crediamo che tutti gli attori che organizzano eventi sul territorio lo debbano fare proprio anche per far ripartire un'economia di questi territori qui, soddisfando la profonda domanda che c'è da parte del turista, che è proprio quella di vivere un territorio in maniera più lenta, in maniera più attenta, anche il fatto di, più che turismo slow, potremmo chiamarlo come turismo dei 5 sensi, lo chiamo io, cioè un turismo che ci permette di rallentare, di guardare, di ascoltare, di toccare, di assaggiare. Quindi corriamo di meno e ci fermiamo molto di più nei territori. Credo che la montagna veronese e Verona abbiano proprio bisogno di turismo di questo tipo, quindi meno singoli concerti e venire da tutta l'Italia, ma magari eventi di grande cultura che ci permettono di fermarci in città e di poter degustare i suoi prodotti, di poterla guardare, sentire, toccare, come sta facendo insomma gran parte della provincia di Verona in questi anni. E se da una parte appunto c'è una valorizzazione territoriale, dall'altra c'è anche una valorizzazione del prodotto locale, in particolare della pesca, quindi di questo prodotto tipico, questo frutto che caratterizza in particolare la zona appunto di Bussolengo, Pescantina, ma sì, comunque tutta la zona. E proprio a tal proposito viene organizzato un evento, abbiamo visto prima qualche foto, le rivediamo, una tavolata lunghissima che si snoda lungo via Mazzini, giusto? Sì, sì, via Mazzini. Sono 200 metri di tavolata, perché la via occupa veramente tutta la via. È molto bella, è molto partecipata. Prima del Covid abbiamo raggiunto anche i 500 commensali,
nei 2 anni di pandemia abbiamo comunque fatto la cena, l'abbiamo fatta naturalmente in tutte le norme di sicurezza, con i giusti distanziamenti, è sempre venuta molto molto bene, menù naturalmente a base di pesca. Dagli antipasti fino al dolce. Esattamente, dagli antipasti. Posso testimoniare, sono stato anche ospite. Sei stato ospite anche tu, sì, sì, sì. Quindi è una bellissima cena all'interno di un calendario eventi un po' più ampio, perché è all'interno della festa d'estate, che parte il 28 di luglio, va avanti fino al 1 di agosto. E dove oltre alla cena alla domenica il 1 di agosto ci sarà anche la mostra delle pesche. Qui vediamo tra l'altro un'immagine Principesca, no? Eccolo qui. È un marchio registrato. Sì, sì. E qui vediamo il campanile della chiesa con e abbiamo una fondazione anche che valorizza appunto la pesca, ma anche altri prodotti del nostro territorio. È una fondazione del mercato ortofrutticolo che è in partnership con il comune di Pescantina. E quindi, insomma, anche per quella, anche nella festa estate, oltre a trovare la cena, ci sarà la possibilità di ascoltare un concerto con i Time Out, che è il gruppo di supporto degli 883. Poi ospiteremo il festival di arpa e chitarra la domenica sera, e il lunedì sera chiuderemo come sempre con l'orchestra Mitos, un'orchestra molto importante, il mercato ortofrutticolo. Insomma, veramente abbiamo un'estate piena, ma dopo andremo avanti, perché poi anche a metà agosto ci sarà il 16 agosto il San Rocco Music Festival, e poi partiranno tutti gli eventi di settembre. Chiedo anche a lei, visto che è assessore di un comune importante della provincia veronese, quanto la riempie, insomma, di gioia vedere di nuovo i programmi di eventi finalmente pieni, le manifestazioni che partono, la gente che partecipa. Ne parlavamo prima con il direttore Mangolini, con Riccardo Zanini. Sì, è veramente una gioia vedere queste situazioni, la gente fuori che vive all'aperto, con meno limitazioni, sempre con attenzione, certo, perché purtroppo non siamo ancora fuori del tutto, però è una ripartenza importante, è una ripartenza sia per gli eventi ma per l'economia in generale, perché naturalmente anche noi sul territorio cerchiamo di organizzare molti eventi che permettano di far conoscere Bussolengo, e quindi che il turista che anche del lago venga a Bussolengo per i nostri eventi, naturalmente per dare possibilità ai commercianti di avere maggiore possibilità di business, perché più gente viene a Bussolengo più possibilità hanno anche loro di poter vendere, insomma. Si trova, insomma, tutto quanto anche sul web, questi appuntamenti che abbiamo visto, sono segnalati sul sito del comune, immagino. Sono segnalati sul sito del comune, sono segnalati sui canali social della Proloco, Bussolengo Eventi, insomma, cerchiamo sulle tante, anche sui vostri giornali, insomma, un po' dappertutto, cerchiamo di pubblicizzare il più possibile. E anche su giornali tedeschi, perché il lago è composto è ritornato il turismo straniero sul lago, e quindi anche su giornali tedeschi vengono pubblicizzate le nostre iniziative, e speriamo che torni come 2 anni fa con grande entusiasmo un po' tutto. E lo auguriamo ovviamente a Bussolengo e a tutti i comuni che si stanno prodigando per creare un'offerta in tal senso. Chiuderei allora questa bella chiacchierata con una riflessione finale da parte del direttore Mangolini. Insomma, ci sarà tra poco anche, no? Verona sarà interessata dall'elezione anche del nuovo sindaco, non si parla d'altro ovviamente in queste ultime settimane. Oggi è venerdì, lunedì sapremo chi sarà il nuovo sindaco di Verona, se verrà confermato Federico Sborina, se ci sarà il nuovo sindaco Damiano Tommasi. Indipendentemente da questo, insomma, Verona andrà avanti dritta con un suo business, che è quello degli eventi, del turismo, ma che, diciamo, con l'assessore è un modo anche per ricostruire il tessuto sociale. Assolutamente, proprio la gioia, come dicevo, del pubblico di stare insieme. Quello che è mancato tantissimo durante il periodo della pandemia è stato proprio questo, la socialità, e niente come lo spettacolo dal vivo genera socialità, si sta insieme, si condivide un'emozione,
si vive un'esperienza artistica, culturale, quindi chiunque sia il sindaco, sicuramente questa linea maestra che la città di Verona ha sempre tenuto e che la contraddistingue, la rende unica dal punto di vista, da questo punto di vista rispetto a qualunque altra città. Non c'è un'altra città che ha nello stesso tempo un teatro romano e un'arena come Verona. E poi appunto abbiamo visto, no, la provincia, che vitalità ha, per cui la cultura, lo spettacolo, il turismo sostenibile sono tutti aspetti, facce di una stessa medaglia che danno l'idea di un territorio ricco con offerte diversificate che incontrano gusti e pubblici diversi, perché è veramente un territorio da vivere a 360 gradi. Tra l'altro ricorderei anche in conclusione un'altra offerta importante, che è quella del Mura Festival. Guardiamo proprio il sito internet dedicato da maggio ad ottobre, pensate, insomma un arco temporale molto ampio, ci sono eventi di qualsiasi tipo, per qualsiasi gusto, che appunto vanno in scena dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 23, in vari luoghi della città, il Bastione di San Zeno, il Bastione di San Bernardino, il Bastione delle Maddalene, il Prato di Castello San Felice, insomma c'è di tutto e di più, anche qui basta dare uno sguardo diciamo al sito internet per trovare e per incontrare l'evento che più vi aggrada, poterlo pianificare chiaramente e andare a gustarselo, come diceva il direttore Mangolini, come diceva Riccardo Zanini e Massimo Girelli, finalmente all'aperto, finalmente stando insieme, con le accortezze ovviamente del caso, perché purtroppo non è ancora terminata l'emergenza coronavirus. Allora io davvero ringrazio ancora Carlo Mangolini, direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese, dirigente del Comune di Verona, Riccardo Zanini, organizzatore di Lessinia, Alta Lessinia Out Days e altalessinia.com, quindi è la creatura nata proprio anche nella mente di Zanini, e Massimo Girelli, assessore al Comune di Bussolengo, per insomma anche la grande offerta che il Comune offre appunto ai cittadini e ai turisti e che ci ha presentato questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E noi chiudiamo questa puntata speciale dedicata agli eventi. Ci vediamo la settimana prossima di nuovo con uno speciale lunedì dedicato all'elezione del nuovo sindaco, e poi tornerà durante la settimana invece la programmazione tradizionale. Grazie di averci seguito.